E bello a tutti ragazzi, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Bomberoni, sto andando qua vicino a casa mia a un Pokéstop perché il Radar Rocket mi ha segnalato che c'è uno dei tre leader qui a fianco. Voglio proprio andare a sconfiggerlo, prima di tutto fare lo Shiny Ombra Check. In più andiamo a prenderci un uovo da 12 km perché oggi grandissima schiusa. Ok Bombers, ecco raggiunto il punto, abbiamo Cliff. Cliff che come Pokémon, lo sappiamo benissimo, i nuovi Pokémon Ombra che hanno questi tre leader, lui ha Teddy Ursa. Teddy Ursa che speriamo bene che ci esce verde, ragazzuoli. Shiny, cromatico, che è fantastico, non ce l'ho neanche normale, non Ombra, quindi sarebbe un bel regalino. Adesso allora vado a sconfiggerlo, così ci prepariamo anche per la grande schiusa. Allora, ultimo Pokémon, come possiamo vedere, a Tyranitar aveva allora Teddy Ursa, chiaramente come primo Pokémon, che è l'unico sicuro, ragazzi, che possiamo sapere, mentre gli altri due random aveva dopo Electivire, l'evoluzione di Electabuzz, e infine appunto Tyranitar. Attenzione, attenzione, Shiny Ombra Check Teddy Ursa. Weavos comunque sia da 12 km, che oggi c'è da camminare parecchio perché ho lì 4 uova da 12 km, mentre tutte il restante 10 km. Speriamo bene, raga, speriamo bene, arriverà anche quello da 7 km dell'evento attuale. Attenzione, Shiny Check Ombra! No, normale, Teddy Ursa 463, punti lotta. Peccato, ragazzi, questo Shiny Ombra Check, ndo sta. Allora direi che possiamo prepararci, allenatori. Che dite? Andiamo sotto le Weavos, vediamo un attimino allora come siamo messi. Abbiamo allora 4 uova da 12 km, come vi avevo detto, dopo tutto il restante 10 km. Io adesso vado quindi a inserirle tutte nelle super incubatrici. Chiaramente qualcuna penso proprio che ne schiuderemo prima di altre. Vediamo ragazzi, in caso proverò sempre con la mia amica Sincroavventura, perché a volte ci sono riuscito a schiuderle praticamente tutte assieme. Allora, abbiamo comunque sia, vediamo un attimino, mazza che fiatone raga. Quelle da 12 km 8, mentre quelle da 10 km diventano 6,7 km. Mettiamoci sotto. Comunque sia, scrivetemi adesso sotto con un commentino quali secondo voi vinceranno, quelle da 10 km o quelle da 12. Dove troveremo più fortuna? Perfetto, allora regà, ero arrivato quasi al completamento della schiusa Weavos, quelle almeno da 10 km, quelle da 12 sappiamo che richiede un pelino in più. Poi ho messo in Sincroavventura, ho fatto dei giri in macchina perché vabbè, andiamo, attenzione, vediamo, scopriamo subito se abbiamo la schiusa. Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì, una schiusa Weavos, una schiusa Weavos. Ok, perfetto. Avevo paura che magari era skippata la schermata della schiusa dei Weavos, quindi non ce la faceva vedere, ma eccola qua. Ne abbiamo 15. Che sto a dire, che sto a dire, 12 uova, ragazzi, 12 uova. Abbiamo visto allora una 4 da 12 km, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da 10 km. Attenzione! Mi aspetto grandi cose da queste uova, sia da 10 che da 12. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene un Vullaby shiny, non lo so, non lo so. Vediamo subito, partiamo, let's go, let's go. Sappiamo che va a raffica adesso con questa nuova schermata della schiusa Weavos. Direi, possiamo partire, attenzione dai, let's go, prima, 10 km, 10 km, dai, Riolu, Riolu, Dratini, Dratini, buono ragazzi, buono, va benissimo, il pezzo stella, però facendo questo sistema qua, raga, non so precisamente quando vado a schiudere le uova, quindi se lo mettevo prima di mettere in Sincroavventura è un po' così così, però potevo tentare, potevo tentare. Intanto qua stiamo andando avanti con la grande schiusa, abbiamo il solito clink. Vabbè ragazzi, poi semmai commentiamo un po' alla fine quello che abbiamo trovato, ma cioè, un po' di bella roba, dai, qualche shiny, shiny da uovo veramente. Ultimamente niente. Le caramelle, ragazzi, dobbiamo fare. Addirittura un Larvitar. Larvitar bellino, bellino lui. Peccato che non è shiny. Dopo
Dopo abbiamo un Timbur, Timbur che ne avevo già due shiny, quindi sarebbe apprezzatissimo un terzo, ma vabbè. Vullaby, eccola qua la gallina, raga, la gallina. Oh, che è un pochettino più abbronzata, possiamo dire, la gallina shiny. Rufflet, ok, forse siamo già agli sgoccioli, attenzione con l'ultima che è un Riolu. Un Riolis e quindi finite? Finite? Ok, questo nuovo sistema di andare a raffica con la schiusa che non abbiamo più noi l'occasione di schiacciare. Non mi piace tanto, raga, non c'è più quella suspense, possiamo dire. Allora, iniziamo a valutare. Ci sarà un 100? Shiny, non ne abbiamo trovati, abbiamo comunque sia un bel Dratini, quindi iniziamo a valutare le nostre schiuse. Dratini 5-5-6 punti lotta, si presenta 3 stelle, ma niente di che. Alcune Weavile sono ancora del 2021, raga. Dopo abbiamo schiuso Absol, che il solito, non capisco cosa fa in queste Weavile Absol. Terzo, Clink. Clink, oddio, faccio cadere le cuffie qua. Clink ci sta, raga. Ce l'ho già Shine, l'avevo trovato all'inizio praticamente, dopo più niente. Due clink abbiamo schiuso, due clink uno dopo l'altro, ok. Noibat 98! Noibat 98% di V, buonissimo, sono contento, raga, almeno per questo una gioia, ok. Noibat 98% ci sta, fantastico, mi ha un attimino rallegrato questa schiusa. Dopo abbiamo Darumaka del tipo fuoco, ok, niente di che, 93%. Poniard, eccolo qua, Poniard, che avevamo già effettuato anche la sua evoluzione, quindi a meno che mi arriva un 100, raga, per il momento questi qua non mi servono. Larvitar, peccato, 3 stelle, ma scarso, scarso, non me ne faccio niente così. Aspetto con ansia il mio quarto Tiranitar 100%. E infine, Timbur, ok, Timbur e Vullaby. Vullaby, peccato che non c'è uscito lo shiny, ragazzuoli. Solamente dalle uova possiamo trovare, perché dalle missioni mi pare che non c'è attualmente. Raid nemmeno. Solamente da queste Weavos da 12 km, che già si fa una fatica a racimolarle. Rufflet, ok, Rufflet che forse era il penultimo. E l'ultimo, appunto, Riolu 15, 10, 10 punti lotta. Così non me ne faccio nulla. Però veniva ancora. Ulla, da quando ero stato a Tenerife, ragazzi, vedete Spagna, dalle isole Canarias. Canarias, bellino. Lui quasi quasi lo tengo magari per un eventuale scambio, così almeno ci facciamo i vari chilometri da scambio. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Poteva sicuramente andarci meglio con l'uscita di uno shiny, ma non mi lamento perché abbiamo schiuso Riolu, caramelle Riolu, Noibat 98% e magari sì, Rufflet o Vullaby per le caramelle, raga, però tanta roba Riolu e Noibat. Raga, forse ho capito perché dalle uova non riusciamo mai a trovare uno shiny. La maglietta, la prossima volta vi presenterò, la farò con la maglietta Skulo Joe, sicuramente. Allenatori, ditemi un po' se voi avete già schiuso qualcosa di bello, di shiny, 100%, chi lo sa, dalle uova da 10 km, ma anche quelli da 12 km. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers!